Allora, fa una promessa, un debito con Riccardo, ha un debito con Riccardo che tutte le volte che esco gli piace sentire un po' parlare di geologia. E questa è una zona a me molto cara perché praticamente per 2 anni, 1 anno e mezzo, ho fatto rilievo giacimentologico in questa zona qui. Allora, ci troviamo. Monte Cavallino, idealmente parte un crinale da Monte Cavallino, Monte Carignone, Monte Trevine, Pennino, Penna, Tomarlo e via. Il sentiero dov'è? Boh, sarà qui. E sponda sinistra della Valle del Taro. Allora, l'interessante di questa zona è che praticamente in un areale molto circoscritto abbiamo una complessità di formazioni veramente veramente interessanti. Allora, l'Appennino prevalentemente è composto da rocce sedimentari, senza dare la definizione ufficiale, formale, diciamo arenarie, calcari e marne. Sostanzialmente sono questi tre tipi litologici i più comuni. Tipo il Molinatico, il Monte Molinatico sono arenarie, il Monte Pelpi sono marne e calcari. Qui invece abbiamo una bella complessità. Dunque, cenni velocissimi di orogenesi appenninica. Abbiamo un fondale marino, un bacino, al cui fondo in fase distensiva, cioè questo bacino si sta allargando, abbiamo materiale effusivo prevalentemente basaltico e qui sono perfettamente rappresentate. All'interno di questi basalti possiamo avere anche lembi di materiale granitico. La grossa differenza fra i due tipi di rocce magmatiche è che una è effusiva, cioè raffredda molto velocemente, e una invece raffredda molto lentamente perché è intrusiva, quindi tempi di migliaia, di centinaia di migliaia di anni. Allora, questo qui, questa bellissima parete, se un geologo mi sente, mi perdoni, se un collega mi sente, basalti, rocce scure, magmatiche effusive. Ai nostri piedi abbiamo delle argilliti. Dunque, qui se non ricordo male, in questa fascia qua dovremmo argilliti e calcari, calcari e calpionelle. Se non ricordo male, in questa gola. Cos'è successo? Terminata la fase distensiva, ragazzi, il progetto del nuovo lago è andato male. È iniziata una fase di compressione, cioè di chiusura di questo bacino. Ora, sopra i basalti, queste rocce effusive, sedimentano argille, calcari, marne, arenarie, se siamo vicini alla costa. Essendo il bacino in chiusura, si rimescola il tutto. E questo è l'effetto di questo minestrone di materiale. Ripeto, se mi sente un geologo, un collega, abbia pietà. Ma qui si parla di radio. Anche questo, roccia basaltica. E adesso scendiamo e troveremo anche... Dunque, aspetta un attimo. Al limite poi il video lo taglio, perché si dovrebbe vedere una cosa molto interessante. Oh, Dio. Zio Mucca. Una cosa molto, molto interessante. Se si vede. Col drone ho provato a farci una ripresa, ma non so. Allora, dov'è? Spero che si veda col drone, perché così non si vede un belino. Niente. Al limite taglio questa parte, perché dovrebbe esserci, c'è una zona che... Eccola là. Allora, dunque, sì, vabbè, poi lo indicherò nel video. Abbiamo la roccia basaltica, quella più scura. All'interno sembra che ci sia un prisma di materiale biancastro. Ecco,
quello è un filone granitico. Spero di averlo inquadrato. Eccoci, faccio la ripresa così magari qualcosa si vede. Dunque, a differenza del versante meridionale, sì, meridionale, il versante occidentale è caratterizzato da una più estesa presenza di graniti e una estesa copertura di sfasciume, anche se il termine sfasciume non mi piace particolarmente usarlo, di sfasciume di litologie prevalentemente granitiche, con leucogranite. Infatti lo scopo del rilievo giacimentologico era appunto individuare questi affioramenti di materiale espatico, leucograniti, e l'utilizzo in ceramica, soprattutto la parte di alterazione in caolinite. E infatti qui anticamente c'era, torniamo alla radio, qui anticamente c'era una cava barra miniera della Ginori, che utilizzava il materiale espatico, la caolinite, per la produzione, oltre che di stoviglie, piatti, eccetera, anche di materiale tecnico per quello che poteva essere allora, cioè isolatori, interruttori, zoccoli di valvole, e negli ultimi anni avevano provato anche a fare qualcosa per guida d'onda per le microonde, per dei magnetron. Ora penso che la Richard Ginori, penso che sia ancora in attività, ma non ritengo si dedichi a quel tipo di produzione. E dicevo, questa parte del versante, sì, ok, abbiamo proprio questa estesa copertura e affioramento di graniti, leucograniti. L'interessante è che in molte zone, sia qui che procedendo nella direzione della Valtaro, abbiamo dei processi secondari, fenomeni di idrotermalite, cioè nella fase finale di messa in posto di un corpo intrusivo, i fluidi restanti, prevalentemente acqua, possono concentrare minerali interessanti. Infatti nel secolo scorso c'erano attività minerarie per rame e ferro, e rame e ferro, e permessi di ricerca per oro e argento, e qualche mineralizzazione aurifera nella zona si trova. Non è, cioè, ricordiamoci bene che c'è una differenza fondamentale fra un giacimento economicamente sfruttabile, che può avere delle concentrazioni in oro ridicole, proprio da ridere, e la curiosità scientifica geologica, dove riesce a trovare il filoncino di quarzo con oro visibile a occhio nudo. Uno è solo una curiosità così, da amatore, da appassionato di mineralogia, e l'altra è una possibilità per l'industria. Ecco, quella strada lì qui non c'è. Anche le miniere di rame, quando è finito l'incentivo, cioè la motivazione della chiusura commerciale dell'Italia, sono state praticamente abbandonate. Rame, manganese e ferro. Niente, continuiamo il sentierino in discesa. Allora, prima, quando vi parlavo delle idrotermaliti, allora, questo è granito e qui abbiamo del quarzo, e c'è una piccola concentrazione di altri minerali. Io i campioni non li raccolgo mai, le rocce le lascio sempre sul posto. Allora, questo è uno dei tanti campioni di granito che fanno da copertura sul versante. Anche questo
Le rocce che si vedono, che sembrano apparentemente scure, è semplicemente dovuto al tempo e all'ossidazione della superficie. Questa è relativamente recente, sarà esposta da, penso, una settantina d'anni, 80 anni, da quando sono terminate le attività minerarie della Ginori. E comunque tutto questo versante è una enorme lente granitica compatta oppure detritica. Spero di aver esaudito le curiosità di Riccardo, Italia Uniform 1, Papa Zulu Charlie. Spero di non aver sbagliato. E magari faccio un video a sé. Ma sì, va. Faccio un video a sé che tanto c'ho la sezione niente radio. Può andar bene.